ricettori, scappate di casa, scappate di casa, qualche cosa, no? Niente, qualcosa fa, ma uno due, so che è una difficile per tutto quanto. Ah, quando andiamo a passare, e quando ancora andiamo a passare, non lo sapete. Io sono asciutto, che sono sentito il rumore, sono sentito che chiacchieriamo, mi sono messo paura. Di questo tempo, non sia mai che tu c'era la porta. Sono asciutto che voglio cercare quello diavolo di una porta mia, non sa bugnare. Ma io ti conosco, te. Ma tu sì. Tu sei di Castelnuovo a Volturno, come... Tu sei il figlio di Antonio Sciupafemmine. Me lo ricordo, Antonio, come no? Guarda chi c'è sta là. Tu sei il figlio di Gino Sparacino. Me lo ricordo Gino io. Gino è una faticatore, Eva è una faticatore. L'ultima volta che l'ho vista Gino era il 44. 1944, me lo ricordo che io stavo a fare la spoglia, dici che erano arrivati gli alleati, dici che erano arrivati i liberatori, e invece erano arrivati i cani, scuro in faccia, che una pezza imperita d'ambronte, ci hanno acchiappato mia figlia a Castelnuovo, e ce la sono portata, l'hanno data una scarpata d'ambronte, io pensavo che me l'avevano accisa, ah figliuccia mia bella, 2 giorni se la sono tenuta. Pure a me mi hanno trascinato, ammazzate che io non ci volevo andare. Mi sono dato una bastonata in fronte e mi sono fatta zumbare niente. Su cose che non si possono raccontare. Ci hanno spugliato i miei ciarlatini, senza le vesti, uno. Non si può proprio dire, cioè, mo non teniamo più niente, non teniamo manco più l'occhio per chi è. Mo, prima erano arrivati i tedeschi, no? A Castelnuovo, ma c'era Rosina, teneva una creatura di 8 mesi e ci aveva comprato una gavetta per ci fare qualche cosa da mangiare. C'era Rosina, erano arrivati i tedeschi e si erano portate via le bestie mentre si ritiravano, che se le mangiavano, no? C'era Rosina, ci ha fatto vedere questa creatura e ci hanno lasciato una capretta. Ah, se ci avevi una creatura, la capretta te la lasciava. Sono arrivate le marrucchine a seguito dell'esercito francese, alleate. Ci hanno portato via la capretta e dopo 3 giorni quella creatura è morta. Di fame, capito? Sci bendito nostro Signore, zambugnato. Passuna, sono che tempo di novena, sono per le montagne, sono che monta per le mainarde, che ballo per le maitese, sono zambugna che la gente per bene ancora ci sta, pure per una tozza di pane, che i miei figli hanno fame. Thank you.
questo applauso così caloroso, per noi è molto importante, perché portare uno strumento del genere così in termini di concerto non è stato un lavoro molto semplice, è stata una cosa molto, anzi direi molto complicata. Comunque vi spiego due parole su questo strano gruppo che si chiama POE, Piccola Orchestra Eclettica. Eclettica, questo aggettivo che non esiste in italiano, è un po' una provocazione, per metà etnico, per metà eclettico, etnico che infatti il nostro concerto si svolge con gli strumenti della nostra tradizione eclettica, ci piace così definire la nostra strana musica fatta da questo strano gruppo. C'era quella vecchietta che avete visto all'inizio, che ha un nipote, aveva nel tempo della guerra, aveva un nipote zambognato, c'era carestia nel periodo della guerra ovviamente, e la nonna dice a questo nipote di andare in giro con la zambogna, perché il nipote zambognato, in giro per procurarsi un po' di denaro per sopravvivere, perché c'era carestia. Il nipote gira ovviamente con la propria zambogna al Molise, noi cerchiamo di raccontarlo al modo nostro, visitando i posti più caratteristici, più importanti del Molise, cerchiamo di raccontarlo con la nostra voce, con le immagini, con la recitazione. Ovviamente il pezzo forte per un zambognaro che cos'è la novena di Natale, perché tutti conoscete la classica magica coppia di zambognati, soprattutto in occasione del Natale, gira un po' il mondo. Quindi vi proponiamo adesso il secondo brano che si chiama Natale Internazionale, un brano a cui siamo molto molto legati, perché lo abbiamo seguito un po' in tutte le parti del mondo, direi. E dove ci sono? Vivono gli italiani fuori dall'Italia, e devo dire che questi italiani fuori dall'Italia hanno apprezzato moltissimo questo nostro concerto, soprattutto ascoltando il timbro di questi strumenti, perché evidentemente ricorda, cerchiamo di ricordare a loro il sapore, diamo il senso del sapore della loro terra lontana. Natale Internazionale.
Thank you.
di San Polo, San Polo Madeso, no, che la da via, scala, quello che fanno le zampogne stanno una via, ma lo sai che non usciva lo zampognano, si chiama, guarda si può dire no, non va bene, però sai tutt'altro che ti dico, però mi fosse piaciuto pure a me fa la musica, e invece a me mi tocca cambiare la mia, la pelle. E mo che tempo da transumanza, il tempo da partire, è nero. A quando, ho scusato che avevo finito un po' di tempo, ma a quando è nero. Siamo partiti per la transumanza da 5 giorni, ci hanno già acceso a 3 pecore. Noi teniamo, no, 400 chiappe da vacca e 90 pecore, 87. Teneva ragione papà no, che diceva, Rumassà, un patriarca, quello che comanda tutto il gregge, no? A dormire, con occhi aperti e con chiusi. Io dormo con tutti e due gli occhi aperti, con questa china di lupo e sta china di ladro. Ah, ma che ti pensi che mi mette paura io? Ma sai da quando faccio sta vita io? Da quando tengo 5 anni? 5, ma ricordo ancora i primi giorni, quando cominciavo. Io dormivo dentro alla pagliana, con gli agnellini, e gli anni, no, io vado a pagliare. Arrivato l'abbonato, vado a papà nonno, ma rivegliato, alle 4 la mattina, facette, vietene con me. E qui ci faceva, mi diceva chi, ma portate un coppa di coppa. E mi dice, guarda, e che volevo dire? E venivano 4 la mattina, quelle scure, le occhie, non si aprivano. Lo davantiva a papà nonno, come dice, ma un altro buffettone, mi dice, guarda la via, alle prime lustre, quando scette la sua, le occhie si aprivano poco di più. E io vedevo una via grande, ma che così grande non l'aveva mai vista, e verde, che parga, come si dice in italiano, parga, che sprilluccicava come all'argento sotto quell'acquarone delle 5 la mattina. Era il tratturo. Io là, sul tratturo, mi sono imparato a fare tutte cose. Là, mi sono pigliato la prima pelle e i buoni vizi non si prendono. Là mi sono fatta la prima sciammella. Vorrei, ma che se la storia? No, ma che te pensi? La vita nostra è questa. Meno male che ci sta la famiglia che assiste. Ah, se non ci sta la famiglia. No, noi siamo una famiglia grande, abbastanza allargata. No, noi partiamo da Castello di Santa. Facciamo Civita Nova, Civita Vecchia, ci vediamo con la famiglia, con l'Antonio, ma fino alla Puglia, fino al Tavoliere. Fortuna che ci sta la famiglia. Ma io non ringrazio della gente ignorante. Ma non ignorante come me, ignorante veramente. Quelli che dicono lo può curare, piscia pure, come dire, noi non facciamo niente. Poi non esiste il Natale, ne esiste la Capodanno, ne esiste la Pasqua, l'anno e ne mangia tutti i giorni, e io ne tengo 4 giorni. Per fortuna che ci sta la mia famiglia, che mi aiuta. Se non fosse perché, sì, io, signore, tengo una moglie e 2 figli. Qua. E una moglie e 2 figli. A San Marco là, andiamo a poco. Questa è la storia. Se non ci sta la famiglia che ti aiuta, che ha fatto? Per fortuna. A Juan fa pure malattia. Se era malattia ogni volta, per lui, è come se fosse una guerra. L'anno scorso il malattia mi ha svegliato a Papotto il poeta. Sono acchiappato da fumo. Ma io volessi chiedere a voi, quante persone che hanno uscito dentro la vita vostra? Casa era acchiappata lo giù. Questa è la storia nostra, no? Poi è normale, lui la cavalla, scriveva, ma lui che sapeva scrivere. Io ascendi saccia legge, papà nonni ci tenevano un po' a queste cose. Se l'ha acchiappata lo fumo, è normale, a cavallo, in mezzo alle pietre, non lo sai che le pietre quelli la tirano di fumo. Quando succedeva ti scappava come un razzo, arrivava fino alla pricina, metteva una mia in ambiente, solo per l'accompagnare mentre chiedeva l'occhio, e trovava una carta. Ma mo la posso leggere? Se non vi prendo un po' di tempo. Ah, però facete la leva qua, facete un po' di musica, però la musica che è vostra, la musica antica, no? Canzone mia.
scuola è così, dice, no, ma se trova veramente, come posso offrire un po' di vino, di che c'è? Sta veramente? Dai, no, io mangio a pazzesco. Ma veramente, un po', questo viene dalle zone del Campo Marino, non so se tu mai sentito parlare del Campo, ma non è famoso. È famoso, Temoli, sì. Come no? Da quella parte. La costa del Molino, sei il Molino. Ma tu sai come si chiama questo lì? Io lo sai, tu lo sai. Tintiglia. Come lo sai? E perché si chiama Tintiglia? Perché è Tignardia. Ah, no. No, no. Tinge i denti, perché tu si chiama Tintiglia? Ah, sì. Non è così. No. Allora, quello che me l'ha venuto, mi ha detto, passare. Io me l'avevo lo stesso. Vai. Ma tu sai da dove viene questo vino? Da Lupo. Esatto, no? Tu di trabucino. Non lo so, perché adesso non è più così. Ma non è più così. Diomede, lo conosci? Il figlio del panettiere, lui che sta sotto la ruba. No, Diomede, eroe greco. Ah, scolaro, giusto. Che è venuto dalla Grecia con alcuni d'Italia. Le isole di Diomedea, che dicono guarda le tre, si chiamavano isole di Diomedea. Non c'è niente. Questo Diomede addirittura è venuto qua in Italia, ha fondato quella vera. Pure banale. Voleva fare cazzo in tutti e due casi, non voleva essere lì. No, però. Per carità. Però quando è venuto, ha portato uno strumento che è come questo qua, si chiamava Zambuno, probabilmente nel nonno di Fortuna. Ah, nonno, lui. Zambuno. E poi ha portato una barbatella da vino, che doveva essere proprio la tintiglia che noi beviamo, che il nostro vino doc, il nostro vino morisano, il vino per eccellenza. Lo stesso, quello là, allora, sarà fatto cita. Però noi abbiamo fatto per Natale a Bella, proprio non di questo lì, perché quando ce lo vediamo siamo contenti, noi ci facciamo questa Natale. Tu suona che è il vai. Thank you.
Maracocco. E mi è venuto in mente un uomo del costruttore, quello era il costruttore, non è che sono la suonava la Sabuglia, si chiama, aspetta, non me lo so ricordato, lo sono ricordato a metà, Mastro, tante zitte di là sotto, Mastro, già, tante zitte, Mastro Gerardo, un nome lo so. Maestro Gerardo, no, ma è venuto in mente un robotino, non è che fa un classico questo qua, praticamente questo costruiva la zambone, è costruita lui questa? No, non è essa buona questa. Allora, questo costruiva le zambone, e la zambone si costruisce col tornio, il tornio gira, gira, gira a pedale, no? Tu gira, gira, gira. Una volta? Una volta. Quando ci stava io si faceva pedale, 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 poi giustamente dicevi una volta, perché la tecnologia, no, cose moderne, si è evoluta, pur Mastro Gerardo si è evoluto, perché cresceva tutti quanti volevano la zambone a un certo punto, e questo non arrivava più. Allora, che cosa facette? Allora, che facette? Attaccato lo tornio al motore della lavatrice. No, il motore della lavatrice lo tornio. Ah, questo era questo. Che stai lì? Per farlo andare più veloce, così te ne fa più giri, ma è storia vera che si può sulle leggenze, salire un zambugnato. Però, no, che brutta razza, questi sono proprio veramente. Io non sapevo che pure stupendo poteva fare tutte queste cose che fai, tutte quelle routine. È proprio veramente. Dopo vedremo perché. Perché? Dopo vedremo perché. E faccio su una notizia. Danza di Mastro Gerardo. Ah, così. Thank you.
sei un incantatore, Edgano Scarpe, di serpente e di cristiani. Bravo, facendo un applauso a lui. Inizialmente questo strumento era molto più limitato, facciamo l'esempio di una tastiera di pianoforte che tutti conoscono, sei tasti bianchi, solo quelli bianchi, zampone tradizionale, aveva soltanto sei tasti bianchi, quindi per parlare dell'ottava, insomma questi sei tasti bianchi sia sulla mano destra diciamo che sulla sinistra, ma soltanto sei, e c'era una canna che sta tuttora, sta dietro queste due canne che hanno la possibilità di cambiare note per chi hanno dei fori. La canna dietro in pratica è un bottone, il bottone non ha la possibilità di cambiare le note, quindi è un suono fisso. La zampogna quindi si usava non come strumento solista, è stata sempre utilizzata non come strumento solista ma come uno strumento armonico, che faceva l'armonia, quindi di accompagnamento soprattutto alla voce o alla ciaramella. Voi se siete di Napoli, figuratevi, non devo insegnarvi a voi qual è la novena di Natale. Col tempo questo strumento si è modificato, perché? Perché abbiamo avuto anche noi l'esigenza di poter suonare questo strumento, di fare musica anche con la zampogna, non soltanto di fare tradizione, perché la zampogna è stato uno strumento che ha fatto tanta tradizione, soprattutto a Natale. Si è arricchito ovviamente dai sei tasti bianchi, siamo arrivati anche ad ottenere tutti i tasti neri che ci stanno in mezzo ai tasti bianchi, quindi i famosi cromatismi. Per cui, tra l'altro, un bordone non è più un bordone, è stato modificato, non suona più una nota soltanto, ma ne suona quattro o addirittura cinque in qualche caso. Per cui si è arricchito l'impianto, la capacità armonica dello strumento, e questo ci permette di scrivere anche della musica, di costruire un nuovo repertorio come quello che state ascoltando. E io mi ritengo fortunato da zampognaro a direttore del conservatorio, perché la nostra regione, la regione Molise, ha deciso di istituire anche un corso di zampogna, quindi di musica tradizionale, al conservatorio di Campobasso. Questa è una cosa meravigliosa, perché io ho visitato un po' tutto il mondo, sono stato in Inghilterra, sono stato in Scozia, in Irlanda, loro fanno del loro strumento, della loro cornamusa, una cosa straordinaria, noi ce l'abbiamo, perché non fare altrettanto? La nostra regione ci ha creduto e per fortuna ci ha aperto questo corso e ci stiamo attrezzando anche per cercare di dar valore a quello che siamo, perché io quando sono alla zampogna dico che sono mia madre era di un paesino, San Polo Matese, dove esistono tuttora zampogne e zampognari. Io ho studiato la musica, poi a un certo punto evidentemente chissà ce l'ho nel DNA e mi sono dedicato a questo strumento, lo costruisco, lo insegno e mi dà tante soddisfazioni. Se fossi stato un insegnante di flauto, magari sarei stato soltanto in una scuola media di insegnare musica. Questo strumento mi ha permesso di girare il mondo anche assieme agli amici Antonio, Maria, insomma è una cosa bellissima, perché tra l'altro esportiamo quello che siamo noi, la nostra. Facciamo un brano adesso, un brano che rappresenta un po' questa evoluzione con queste note che prima non esistevano. Il brano si chiama Eponima e rappresenta appunto questo strumento un po' rinnovato. Thank you.
applausi che noi riceviamo, troviamo il coraggio di andare avanti. Vi salutiamo con l'ultimo brano, un brano a cui siamo molto legati perché ci ha permesso veramente di andare oltre la nostra regione, la nostra Italia. Qualche tempo fa la nostra regione, la Regione Molise, ha aperto una sede istituzionale a Bruxelles, qualche tempo fa. In quella circostanza noi siamo molto amati perché la regione ci ha chiamato spesso, in verità, invece di proporre un concerto magari più ripetibile, di straordinario, senz'altro comunque con strumenti che appartengono a tutte le culture, avevo deciso la nostra regione di proporre appunto quelli che sono gli strumenti che ci appartengono. Abbiamo suonato quindi un concerto memorabile a Bruxelles un po' di tempo fa in una cattedrale meravigliosa che si chiama San Michel. Per ricordare fondamentalmente noi abbiamo composto appunto un brano dal titolo San Michel. Con questo vi salutiamo e davvero vi ringraziamo, ringrazio Maria, ringrazio Antonio e il parroco che ci ha permesso di suonare in questa chiesa, perché non è così semplice, non è scontato suonare in chiesa con sempre con San Michel. Thank you.
Giuseppe Cecchiene, che tu vieni, e lui ha detto, vabbè, quindi è venuto e ringrazio. Quello che ho conosciuto degli altri, perlomeno concedetemi in particolare, insomma, perché con questi strumenti non è che ascoltiamo tutti i giorni un concerto del genere. Noi cerchiamo di la nostra, poi a chi piace e a chi non piace. No, ma invece penso che l'abbiamo molto apprezzato, perché effettivamente strumenti che non vediamo facilmente, tranne il contrabbasso, qualche strumento per percussione, ma la zampogna, anche l'organetto, no? L'organetto non è facile, tipicamente che pochi sentiamo. Però nelle feste di piazza, certamente sì, ma non in concerti così veramente un'orchestra proprio bella, bella orchestra. Però è stata una bella armonia di suoni, e quindi noi vi ringraziamo perché ci avete permesso di trascorrere una serata ascoltando bella musica, non solo un cuore ma anche bella musica, vivace, gioiosa. E adesso in onore della chiesa facciamo una novena. Non so che schiava, non